Comunque, allora, prodotti notevoli. Dunque, vediamo un po'. Abbiamo visto, per quanto riguarda i prodotti notevoli, abbiamo visto che il primo che abbiamo visto è il quadrato di un binomio, ok? E qui abbiamo fatto un po' di esempi. Allora, 2a più 5b al quadrato, vedete, è il quadrato di un binomio. Cosa devo fare per risolvere il quadrato di un binomio? L'abbiamo già visto, quadrato del primo termine più il quadrato del secondo termine più il doppio prodotto, cioè due volte, il prodotto del primo per il secondo termine. Cioè, a mente, quadrato del primo termine, vi ricordo che il primo termine è questo, è 2a elevato al quadrato, 4a al quadrato, vedete, quadrato del primo termine. Più il quadrato del secondo termine, vi ricordo che il secondo termine è 5b, positivo, quindi più 25b al quadrato. Più il doppio prodotto, due volte, quindi, il primo termine che è 2a, attenzione, non quello al quadrato, 2a, questo è il primo termine, primo termine, secondo termine, è quello là, 2, doppio prodotto, quindi 2 per 2a per 5b, 2 per 2, 4 per 5, 20, ab, eccolo qua, più 20 ab. Un'altra cosa più semplice, x più 2 al quadrato. X più 2 al quadrato cosa devo fare? Quadrato del primo termine, x al quadrato, più quadrato del secondo termine, 4, più il doppio prodotto, cioè 2 per primo termine che è x, secondo termine 2, 2 per x per 2. Ma 2 per x per 2, vi prego, non mettetemi 2x al quadrato.